Buonasera, benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione di Televomero. Carla Cajazzo non era presente in aula alla lettura della sentenza del processo che ha portato alla condanna a 18 anni di reclusione dell'uomo Paolo Pietro Paolo che tentò di bruciarla viva, sfigurandola completamente e mettendo a rischio anche la vita della loro figlia che Carla portava in grembo. Ha saputo della notizia dal suo attuale compagno. 18 anni di carcere per Paolo Pietro Paolo, il quarantenne che il 1 febbraio scorso a Pozzuoli, in provincia di Napoli, diede fuoco a Carla Cajazzo, la ex fidanzata incinta all'ottavo mese della loro bambina, sfigurandola per sempre. Per l'imputato, accusato di tentato omicidio e stalking, la procura aveva chiesto 15 anni di reclusione. L'uomo è stato condannato anche al risarcimento del danno con una provvisionale di 250.000 euro per Carla e 50.000 per la bambina. Altri 25.000 euro, la somma che dovrà versare all'associazione La Forza delle Donne che si è costituita parte civile. Condanna anche all'interdizione dai pubblici uffici e alla sospensione della potestà genitoriale per l'uomo. Pietro Paolo era presente in aula. Carla, che pochi giorni fa ha preso parte a un'iniziativa a Napoli per la giornata mondiale contro la violenza sulle donne, non è intervenuta all'udienza. Ci sono voluti 13 anni, ma alla fine il nuovo tratto di via Sartania a Napoli è stato aperto alla circolazione collegando i quartieri di Agnano e Pianura. Al termine dei lavori cominciati nel lontano 2003, la strada che costituisce un'importante via di fuga per i residenti dei due quartieri, nel caso di recrudescenza dei fenomeni di bradisismo, è stata inaugurata dal presidente della regione Campania, presente per il comune, l'assessore Calabrese. Il nuovo collegamento di via Sartania tra i quartieri napoletani di Pianura e Agnano era cominciato 13 anni fa, poi si era fermato per il blocco dei fondi. Da questa mattina l'arteria è stata aperta al termine di un incontro al quale ha preso parte il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca. Molto attivo nella zona e soddisfatto per l'esito dei lavori, Emilio Di Marzio, dirigente nazionale del PD. Credo sia un'opera di straordinario valore che tra l'altro ha subito un fermo di circa 5 anni durante la precedente amministrazione regionale che il presidente De Luca in modo assai meritorio ha rinnovato, ha rivitalizzato, ha riportato a nuova vita e ha chiuso il cantiere che perdurava da 13 anni a questa parte nel giro di poco più di 8 mesi. Una straordinaria opera che consentirà una via di fuga in caso di calamità e questo nello straordinario che speriamo che non accada mai. E nell'ordinario consentirà un agevole collegamento per i cittadini di Pianura dal territorio al raccordo tangenziale. Al molo caligoliano del porto di Pozzuoli sono stati presentati 23 autobus marca Solaris, aggiungendosi al parco rotabile EAV destinati alle isole, alle zone dell'area flegrea e al nuovo servizio urbano di Quarto. Il presidente EAV, Umberto De Gregorio. Con questi 23 arriviamo a un nuovo parco di 62 mezzi, quindi un passo significativo in avanti. È tutto il settore della gomma che sta vivendo un momento finalmente decisivo di rilancio. Per il presidente De Luca, le due iniziative hanno offerto la possibilità di fare un ragionamento sui trasporti in Campania. Abbiamo investito come Regione Campania 93 milioni di euro sui progetti di sicurezza che riguardano la Cumana, i sistemi di controllo, la circumvesuviana. Abbiamo gare che sono già in corso per le nuove tecnologie e gare che partono all'inizio di gennaio. Anche in questo caso, trasporto su ferro, veniamo da anni di assoluta nullità. Allora, 90 milioni di euro prima che ci fossero ultimi deragliamenti, perché capivamo che era diventato assolutamente prioritario mettere in campo un investimento importante per garantire la sicurezza. Stiamo andando avanti quindi anche sulla rete ferroviaria. Ci auguriamo ovviamente di concludere con l'attuale legge di stabilità la partita debitoria di EUR 600 milioni, mi pare che ci siano tutte le condizioni per farlo. E dunque anche nel campo del trasporto pubblico, gomma, ferro, stiamo dando una svolta radicale in termini di concretezza, di cantieri che ripartono e di sicurezza. 11 colpi di arma da fuoco sono stati sparati nella notte nel centro di Napoli, sul fatto che presenta i connotati del fenomeno dilagante conosciuto col nome delle stese. Indaga la questura di Napoli, le stese, colpi di pistola sparati all'impazzata da bande di delinquenti.
Paura e tensione tra i negozianti della Galleria Umberto al centro di Napoli, dove la notte scorsa alcuni hanno sparato colpi di pistola nelle vetrine di Barbaro, della Panca, Monte dei Paschi di Siena e di Zara. Un episodio che contribuisce a definire il livello di degrado dell'area, come sottolineato da alcuni commercianti. È il discorso che la galleria di sera è abbandonata dalle istituzioni, è un campo, diciamo, libero per tutti coloro che vogliono delinquere a questo punto. Diventa proprio un'isola sperduta dal Dio, tutto chiuso, come chiudono i negozianti di abbigliamento, è finita. Di sera appena chiudono i negozi è una zona abbandonata, tra gente che ci dorme e poi i ragazzi che giocano a pallone, eccetera, eccetera. Io diciamo che la evito, anche abitando qua vicino. Evidentemente non c'è abbastanza sorveglianza, c'è ma non si vede. Voi siete costretti a chiudere, così come gli altri esercizi commerciali, molto presto, però con tutti questi turisti è un peccato, si potrebbe guadagnare di più. Siamo costretti a chiudere presto anche perché ci sono barboni che alle 8 già mettono le stanze da letto per dormire. E questa notte 11 colpi d'arma da fuoco sono stati sparati nel centro della città tra via Bonifacciata Vecchia e via Porta Medina. La polizia ha trovato 9 bossole in via Porta Medina e altri 2 in via Bonifacciata Vecchia. Uno di questi nel foro di un condizionatore d'aria di un'abitazione. Sul fatto, che presenta i connotati del fenomeno dilagante conosciuto col nome di stese, indaga la questura di Napoli. Il sindaco di Napoli Luigi De Magistris è stato premiato dall'Ordine dei Commercialisti per il suo impegno in favore del rilancio culturale e turistico della città. La consegna del riconoscimento durante il convegno Destinazione Napoli tra arte, cultura e sviluppo sostenibile promosso dalla categoria. I dati di questi anni sono senza precedenti per la città, ha detto il sindaco De Magistris, anche andando più indietro rispetto al periodo drammatico dell'emergenza rifiuti. La città non ha mai conosciuto una stagione turistico-culturale di questa portata. Nel giorno del 36° anniversario del terremoto che il 23 novembre del 1980 colpì l'Irpinia e la Basilicata, a ricordo dei quasi 3.000 morti rimasti sotto le macerie provocate dalla scossa durata 90 secondi di 6.9 della scala Richter, si accompagna in provincia di Avellino la solidarietà delle popolazioni del centro Italia colpite dal sisma e la necessità di procedere alla messa in sicurezza di edifici pubblici e privati non ancora in linea con le normative antisismiche. Ad Avellino la presidente del Consiglio regionale Rosetta D'Amelio, insieme al presidente della Commissione regionale ambiente Gennaro Oliviero e al direttore generale dei lavori pubblici della regione Campania Italo Giulivo, ha presentato la proposta di legge regionale di riordino della protezione civile che dovrebbe approdare nell'aula del centro direzionale nei primi giorni del prossimo anno. La regione Campania vuole chiudere questa vicenda con una legge che coordini tutte le attività e soprattutto stabilisca cosa fa chi. Perché nell'ambito dell'organizzazione regionale già ci sono tutta una serie di fatti positivi che vanno in questa direzione, ma che vanno invece normati e canalizzati. D'Amelio in mattinata ha fatto visita alla comunità di 15, colpita insieme ai comuni salernitani di Sarno e Bracigliano nel giugno dell'88 da una devastante alluvione, e in serata a Teora, ad Avellino e Lioni, comune di cui è stata sindaco per 10 anni. Ad Avellino il sindaco Paolo Foti ha deposto una corona di fiori al monumento che nel centro storico della città ricorda le vittime del sisma e successivamente ha partecipato alla messa in cattedrale celebrata dal vescovo Monsignor Francesco Marino in ricordo commosso di Rosa D'Amelio. Io ho voluto personalmente che questa legge fosse presentata qui ad Avellino. Il primo firmatario è il presidente della Commissione Ambiente, perché mi piaceva anche, io che ero una giovane ragazza che scavavo sotto le macerie quella notte, non c'era protezione civile, non esisteva. Ci volle l'intervento di Pertini, il grido di dolore, scavavamo con le mani, l'esercito, giovani ragazzi scavavano con le mani, e tante volte dopo aver parlato un giorno, 2 giorni, 3 giorni con amici, parenti, tiravamo fuori persone che non dicevano più una parola nel momento che venivano fuori dalle macerie. Quindi ho sentito su di me sempre il peso e la sofferenza e l'incapacità di dare risposte. Come sindaco di Lioni ho messo in sicurezza tutti gli edifici pubblici, è stata questa la mia prima scelta quando ho avuto le risorse del terremoto. Oggi sento il dovere come Regione Campania di cominciare a dare risposte concrete. Riaccendiamo Piazza del Gesù.
Riaccendiamo il Gesù Nuovo, il nome del progetto di crowdfunding in collaborazione con Meridionare, la prima piattaforma di crowdfunding sociale meridionale, il patrocinio del Comune di Napoli e della Regione Campania. È un'iniziativa in favore della Chiesa del Gesù Nuovo, luogo simbolo del patrimonio storico, artistico, culturale e spirituale della Chiesa di Napoli, dichiarata patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. Il Gesù Nuovo rappresenta infatti un sito di eccezionale valore non solo per i fedeli. La campagna di crowdfunding servirà quindi al raggiungimento di un primo traguardo di 630.000 euro, tale da assicurare il restauro dell'impianto di illuminazione dell'intera chiesa e degli affreschi della cappella di Francesco De Geronimo, danneggiati e bisognosi di restauri urgenti. Promotori del progetto filantropico sono ovviamente i padri gesuiti, in particolare il padre superiore Vincenzo Sibilio. L'idea nasce dalla constatazione di uno dei più bei monumenti napoletani, però abbastanza degradato. L'idea è un'idea, fra virgolette, medievale, cioè ricostruire, riaccendere, ridare luce ad una chiesa attraverso il contributo del popolo. A suo sostegno la Fondazione Banco di Napoli e Meridionare, entrambe rappresentate dal professor Marco Musella, che sottolinea l'azione filantropica messa in campo. Una bellissima iniziativa in questa città dove il Gesù Nuovo è un punto di riferimento culturale, storico. Con la proposta di mettere in piattaforma questa iniziativa di rivalorizzare, ridare splendore a questa antica chiesa è una proposta che ci onora, ci fa piacere e segna anche il modo in cui Meridionare e la Fondazione Banco Napoli vogliono contribuire allo sviluppo del sud. Anche il sindaco Luigi De Magistris sostiene l'iniziativa. Una pratica che condivido molto, la stiamo realizzando anche noi come comune ed è molto bello perché c'è la partecipazione dei cittadini sui beni comuni dei nostri territori, quindi cambia il concetto che tutti insieme dobbiamo prenderci cura di ciò che dobbiamo difendere e preservare. Una tonnellata di rifiuti speciali pericolosi costituiti da cavi di rame di provenienza furtiva è stata sequestrata dagli uomini del reparto operativo di Napoli della Guardia di Finanza. Due persone sono state denunciate per ricettazione, comminazioni amministrative per illeciti di natura ambientale. Le nuove strategie di controllo degli effetti dell'inquinamento ambientale sulla salute umana sono state l'argomento principale di un seminario che ha riunito questa mattina a Napoli gli esperti dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, del Dipartimento di Farmacia della Federico II e di una multinazionale americana per parlare della diffusione di diossine, pesticidi e tossine negli alimenti. Intervenuto Donato Cafagna, già prefetto per la Terra dei Fuochi, dove spiega i controlli sono sempre più serrati. Sono stati fatti degli enormi passi in avanti. Enormi passi in avanti intanto per la conoscenza della situazione sul territorio. I territori sono stati monitorati a partire da quelli agricoli. Sono in programma delle iniziative di recupero di questi territori dal punto di vista ambientale. Alcuni interventi sono già partiti, mi riferisco a quelli nell'area vasta di Giugliano. È evidente che c'è ancora molto da fare, molto da lavorare, ma quello che ci porta ad avere fiducia è il fatto di aver creato e realizzato un modello che può diventare un prototipo da utilizzare anche su tutto il territorio nazionale. Tra i controlli predisposti anche il prelievo di sangue effettuato a campione su 4.200 cittadini della Campania, i cui risultati, conferma il direttore dell'Istituto Zooprofilattico Antonio Limone, saranno presto resi pubblici. Non si può iniziare un lavoro chiamando la Campania trasparente e poi fare un altro lavoro come quello di Spes che lei sta descrivendo, cioè questo studio sulla popolazione esposta suscettibile, e non pensare che tu debba dare risposta al cittadino. Come il cittadino deve sapere quello che mangia, quello che mette a tavola ogni giorno, deve anche sapere quello che è il problema legato alla sua salute in correlazione con l'ambiente. Bene, è davvero tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per essere stati con noi e arrivederci alle prossime edizioni.